dopo due anni ad invadere la ferrovia, perché non si trova soluzione a questo problema. È uno scandalo, è uno scandalo. Non riusciamo a sbloccare questa vicenda. Siamo stati illusi, tutti quanti sono stati illusi. Credevamo che l'imprenditore che era arrivato potesse risollevare le sorti di questa azienda. Non si capisce più quello che sta succedendo. Sono tutti spariti. La SGL, in primis, che due anni fa ha deciso ingiustamente di chiudere la fabbrica, oggi sembra aver mollato la trattativa con Electrocarbonium. Quindi se la trattativa non c'è più, perché l'imprenditore è sparito, chiediamo ad SGL di rendere operativo l'avviso di sfratto che ha mandato il 4 gennaio. Se questo personaggio non vuole più prendersi questa fabbrica, non ci sono più le condizioni, che SGL venga giù, se la riprenda e velocemente si cerchi un altro interlocutore.